buongiorno a tutti, grazie di essere arrivati e di partecipare a questa visita guidata a San Maurizio, a San Vincenzo in Prato, scusate. Come partiamo? Si perde nella notte dei tempi, sicuramente qua siamo fuori dalle mura romane, sicuramente qua è un quartiere che esiste adesso e non esisteva di fatto prima dell'Ottocento, e allora può essere che essendo fuori le mura qui c'era una base di cimiteriale. Allora, un cimitero romano, sì, ma che diventa cristiano. Il terreno probabilmente appartiene a un certo Caio che si cristianizza. Il cambio, e lo vedremo alla fine della visita, perché avremo qua dei frammenti messi apposta accanto all'abside in esterno, nel giardino. Che cosa succede? Che a un certo momento le steli e gli epigrammi cominciano a essere Maria Gaudenzio, Maria Gio, nomi cristiani, e da quel momento si capisce che diventa una zona paleocristiana. Poi c'è un vuoto, perché comunque siamo fuori, ripeto e insisto, dalle mura, e allora si arriva al IX secolo. Leggenda dice che questa basilica nel 770 fu fondata dal re Desiderio dei Longobardi. Assolutamente smentita dai fatti, perché nell'806 abbiamo un vescovo a Milano che è assolutamente fondamentale nella storia di Milano, ma anche della cristianità italiana. Questo vescovo si chiama Odelperto. Questo vescovo di fatto dona un terreno all'abate, perché qua c'erano i benedettini, all'abate Arigauso della Basilica di San Vincenzo in Prato. Dona un terreno nei nostri prati. È da qui il nome, perché sono prati coltivabili. I benedettini possono anche guadagnarci, diciamo così. E allora, se tu doni un oratorio ai benedettini, non puoi aver fondato una chiesa. Come mai in 30 anni da chiesa è diventato oratorio? Nell'836 c'è questo diploma, e che comunque questo monastero benedettino è molto importante. È chiaro che ci sono dei chiostri che uniscono i due conventi, sia quello maschile che quello femminile in via San Calogero. Però chiaramente questo monastero e con questa chiesa vive di vita propria per secoli e secoli, tanto che a metà del 400 il vescovo di Milano, intorno al 1452, viene a visitare questo monastero e lo trova in condizioni pessime, ma non dal punto solo di vista architettonico, ma anche dal punto di vista disciplinare, perché l'abate è troppo anziano, non dice più messa. Ogni monaco fa vita a sé e dice: questa situazione o la cambiate o la restaurate o lo chiudete. Si decide sempre di più di portare a un'apertura, ma sotto forma di commenda. Vuol dire che c'è uno che sfrutta le risorse dell'abbazia, ancora ricca come fondi, non come spese, e decide comunque di un po' abbandonarla a se stessa. Però se voi vedete l'impianto vi rendete conto un attimo di come potevano essere le chiese del primo romanico, ancora influenzato un pochino dagli stili bizantini, perché se vedete il presbiterio, cioè l'altare, vedete che è rialzato, la presenza sotto di una cripta che andremo a visitare, perché sono d'accordo che possiamo visitarla perché ce la aprono. Allora, a questo punto però capite la anzianità di questo posto, al di là dell'architettura, dai capitelli. Voi fate i capitelli e vedete i capitelli, ce ne sono alcuni, quelli probabilmente più rovinati, che risalgono addirittura al primo secolo avanti Cristo. Siamo appunto nella cripta di San Vincenzo in Prato. Perché è così prestigiosa? Non è solo quello che vi ho spiegato prima, perché a parte San Giovanni in Conca abbiamo queste originali, solo due su Milano, è perché comunque diventa una situazione importante già nell'altissimo Medioevo, perché per dare prestigio a questa situazione extramuras portano le reliquie dei santi, e qua sotto infatti potete vedere chi, le reliquie di chi è stato sepolto. Allora, vi prego di perdonare magari un certo tipo di dubbio che ho, nel senso, qua ci sono dei martiri che appartengono quasi interamente alla persecuzione di Diocleziano. Siamo nel terzo secolo, c'è un'ondata di persecuzione, vengono ammazzati soprattutto a Milano legionari piuttosto che gli diaconi che si erano convertiti al cristianesimo o che con la loro azione avevano testimoniato il cristianesimo anche davanti ai governatori,
che imponevano come persecuzione ai cristiani di adorare l'imperatore e gli dèi, di abiurare la loro fede. Non mollano. Quello più importante ovviamente è San Vincenzo. Teniamo presente una cosa, il nostro San Vincenzo è il nostro San Vincenzo appunto spagnolo, quello famoso che è in tutto il mondo, ovviamente di Saragozza, che era un diacono, che ne ha subito da parte del governatore romano, pagano, di tutto e di ogni, e poi viene rappresentato spesso e volentieri con questo grosso cilindro di marmo attaccato al collo perché hanno tentato di squartarlo, affogarlo, di qua. E questi sono tutti santi martiri, ma non mollarono e per questo vennero uccisi, barra decapitati e così. Però tenete presente una cosa, certo, qua sono le reliquie, qui sono le più importanti reliquie che abbiamo a Milano di San Vincenzo, perché nell'alto medioevo è un santo talmente apprezzato, talmente importante, che c'erano 24 strutture a Milano che lo ricordavano. Da qui si ingenera la confusione. Come si ingenera la confusione? Quando voi leggete Sant'Abbondio. Allora, io mi sono convinto che non è Sant'Abbondio vescovo di Como. È un Sant'Abbondio perché era un cognome molto romano, molto cristiano, e ci sono tanti Sant'Abbondio che nell'epoca, nella prima epoca, negli anni ruggenti del cristianesimo che si stava allargando, vennero uccisi e martirizzati, perché già come per gli ebrei, che venivano riconosciuti dal cognome ai tempi delle persecuzioni naziste, anche qui un Abbondio fa capire che è un nome cristiano. Abbiamo questa fonte battesimale, abbiamo questa acqua santiera, sì, ma è una pietra. Ora, come nasce questo culto? Non ha senso averla qua, sì, ha senso perché, come vi dicevo a metà della visita, abbiamo una consacrazione nuova di San Vincenzo in Prato e di conseguenza qualche cosa deve essere portata qua per renderla ancora sacra. Leggenda vuole che questa sia una pietra diventata fonte battesimale nel momento stesso che parliamo di Sant'Ambrogio. La leggenda dice che Sant'Ambrogio utilizzava questa pietra per montare a cavallo per andare a combattere gli ariani. C'è un problema però, ovviamente, perché c'è comunque sempre problemi. Chiesa cattolica, cioè la chiesa degli inizi, condannava fermamente questo uso di pietre, alberi, perché ricordavano alla gente neoconvertita che potevano essere concetti celtici, druidi, dei druidi e anche pagani, cioè tu devi adorare il Signore, non la pietra che rappresenta. Però c'è questa leggenda dove si sviluppa? Si sviluppa in Piazza Cordusio. Bene, direi che possiamo cominciare. Innanzitutto grazie per essere intervenuti, questo è il quarto appuntamento di Medioevo in Libreria 2016-2017, quindicesima edizione di questa iniziativa nata per gioco. Quando è nata l'associazione è stata la prima cosa che abbiamo fatto e mai avremmo pensato che sarebbe durata così a lungo nel tempo. Come credo sappiate tutti, il fil rouge che lega questi sette incontri che vanno da ottobre ad aprile è quest'anno Scienza e Innovazione nel Medioevo. Medioevo in Libreria prevede anche visite guidate al mattino e una proiezione video al pomeriggio. Stamattina siamo andati a San Vincenzo in Prato, adesso cominciamo subito con la proiezione di un video che non è di qualità eccezionale, però è grazioso e soprattutto ci porta in una città che per noi che abbiamo un Medioevo è fondamentale, perché è Ravenna. È un video realizzato dal comune di Ravenna e dalla soprintendenza per i beni archeologici, quindi diciamo che tante fesserie non ci dicono, sono video che noi recuperiamo dalla rete, quindi ognuno di voi può andarsene anche a rivedere volendo. E subito dopo siamo felicissimi di avere con noi la Gaita Santa Maria, che fa parte del mercato delle gaite di Bevagna, che non solo ha vinto il premio Italia Medievale un po' di anni fa, ma è forse la rievocazione più rigorosa e più filologica fra tutte quelle che ci sono in Italia, quindi se avete occasione andatevela a vedere sul posto, perché raccontarla non è mai come vederla e parteciparci.
perché la gaita di Bevagna, con la collaborazione del dottor Flavio Grippa, che sarà qui con noi a parlarcene, ha realizzato il torcitoio circolare, cioè una macchina di tipo industriale, forse la prima macchina industriale complessa per la lavorazione della seta. E ci parleranno di questa macchina, ce la faranno vedere, ci racconteranno come è stata ricostruita, ci racconteranno come funzionava e come funziona, perché durante il mercato delle gaite la potete vedere in azione. Quindi una conferenza interessante, un video interessante, una giornata che spero sia piacevole per tutti voi. Partiamo subito con il video, grazie a tutti e buona visione. No? Ringraziamo l'Associazione Italia Medievale, Maurizio che ci ha invitato e voi che siete intervenuti. Come ha detto Maurizio, noi veniamo da Bevagna. Bevagna è uno dei tanti paesi belli e medievali dell'Umbria, e dove circa 30 anni fa alcuni giovani di allora, e adesso quindi con 30 anni di più, si inventarono questa festa che è una ricostruzione medievale, appunto chiamata il mercato delle gaite, una ricostruzione medievale che si basa sulla lettura dei nostri statuti, in cui appunto viene descritta la suddivisione di Bevagna nel Medioevo in quattro gaite o quattro quartieri, e in questi statuti si parla anche dei mestieri, delle arti presenti a Bevagna, di come si svolgeva il mercato nel Medioevo, di quali prodotti venivano venduti e quali artigiani erano presenti nella Bevagna medievale. Il torcitoio che è stato visto poco fa è una ricostruzione che si basa essenzialmente su due elementi. Uno è questo, che il più antico disegno di torcitoio pervenuto è del 1400 e rotti, ed è una copia di uno precedente del 300, conservato a Firenze. È stato pubblicato una trentina d'anni fa, grazie alla Cassa di Risparmio di allora, del posto, e dà l'idea di come è fatta la macchina, un cilindro con una serie di rocchetti nella parte bassa suastine, che sono i fusi, e poi degli avvolgitori, cioè degli aspi in cerchio pure, che avvolgono il filo ritorto. Diceva prima il dottor Poverzi che da un certo punto in poi è stata necessaria la torsione grazie alle esigenze della tintura. Fino all'epoca il filo che si ottiene dai bozzoli, qualcuno di voi avrà avuto, penso, i bozzoli o comunque sono stati visti prima, il filo del bozzolo può essere lungo da 300 all'epoca fino a 700 metri. È un filo continuo, è stato scoperto dai cinesi, la sottigliezza è estrema, voi lo potete vedere, per chi se ne intende, sono circa 30 millesimi medi di millimetro, 30 micro come diametro. Un filo solo è difficile da usare, occorre metterne insieme almeno 6-7 per avere applicazioni correnti, per fare tessuti leggeri. Si può arrivare anche di più, anche un centinaio di fili messi assieme in modo da fare dei tessuti tipo grosse sciarpe, guanti e così via. Questa tecnica di questi bozzoli è stata selezionata dai cinesi circa 1500-2000 anni prima della nostra era. È arrivata tardissimo, molto molto tempo dopo, in Occidente, intorno al 550-555, e da allora è sempre stata usata e si è diffusa largamente nel Mediterraneo ed ha industrializzato il Mediterraneo. Il titolo di questa conferenza, ma il titolo anche vostro corrente, è La tecnica, la scienza e le tecniche del Medioevo. Ebbene, la macchina che si vede qua ingrandita e presa reale, la parte interna di questa macchina non si vede, non è stata disegnata, altrimenti la conclusione sarebbe estremamente alta, dopo ne vedremo alcune. Vediamo soltanto la parte esterna, quella materiale che raccoglie proprio i fusi e coi rocchetti di seta, e la parte superiore dove viene la seta torta viene avvolta in matasse su aspi. Questa macchina come fa ad arrivare in Occidente?
Esattamente non lo sappiamo, però tra con la quarta crociata, la seconda e la quarta crociata arriva in Occidente insieme ad altre due macchine. Sono la ruota chilare, che non si conosceva, il torcitorio lineare orizzontale, che non si conosceva. In precedenza il torcitorio era un torcitorio verticale, si trovano dei disegni a Cassino, si trovano dei disegni altrove, sempre però verticali greci, su vasi greci, eccetera. Andando indietro si trovano dei torcitori orizzontali, però infossati paralleli al pavimento, in Egitto 6.000 prima della nostra, 600 prima della nostra era. In Egitto sono dei tanti fili orizzontali paralleli al pavimento, dove con santa pazienza si infilava un filo trasversale in modo da legare il tutto e formare un telo. Il movimento meccanico è stato introdotto, non si sa bene dove e quando, però in Medio Oriente esisteva all'inizio del 2000 anni fa, esisteva circa. Poi successivamente si sposta, si diffonde in Medio Oriente. L'origine, secondo alcuni, risale all'Asia centrale, come la ruota filare. Alcuni la designano come presente in Asia centrale, però documenti non ne abbiamo. Noi siamo sicuri invece che esiste intorno al 1000, esiste in Medio Oriente attuale, e poi portata con le crociate, portata in Occidente. Il filo di seta è il filo più lungo naturale che si conosca. Tutti gli altri fili esistono, lana, cotone, lino, eccetera, esistono perché si torcono. I fili sono molto brevi, torcendoli tra di loro si ottiene un filo lungo piacere. Il filo di seta invece no, basta saperlo svolgere dal bozzolo, aggiungerlo perché bagnato si attaccano tra di loro questi piccoli fili, e si ottiene un filo, aggiungendone altri, si ottiene un filo lungo quanto si può. Questo sviluppo continuo di questa macchina denota la importanza che le è stata attribuita fin dalle origini. Già nel 1400 noi avevamo macchine di questo tipo, e vediamo subito chi l'ha inventata: Leonardo, venendo a Milano nel 1482-83, ha incontrato queste macchine a tre capi che erano in uso a Milano in un modo estensivo. Che cosa fa? Porta sulla stina ben sei capi, cioè raddoppia la produzione. Vedete quegli occhiali che sono in alto, sull'asta che sta in alto, invece di tre fili che passano dentro, ne ha disegnato uno solo, si vede il fuso col disegno del filo, e ne porta sei, quindi raddoppia la quantità. Ma fa di più, in questa macchina la distribuzione del filo sulla matassa deve avvenire a mano. Anche in quella che c'è qui a Tevagna, il filo che si appoggia sulle matasse ha un dispositivo, un guidafili, niente di più, una forcellina di porcellana o di vetro, che sposta il filo in modo da distribuirlo sulla matassa. Ebbene, la persona che sta all'esterno, che qui non vediamo, ma c'è, nel filmato prima, la persona che sta all'esterno continua a girare attorno e sposta continuamente questo dispositivo in modo da distribuire il filo sulla matassa, altrimenti si accumula sulla matassa e le spire cadono. Leonardo che cosa ha fatto? Leonardo ha introdotto un dispositivo, lo vedete sulla vostra destra, un dispositivo a ingranaggi concentrico e distribuisce con continuità il filo. In questo modo ha introdotto una modifica estremamente profonda, attuata e utilizzata subito a Milano, in modo da poter ingrandire la macchina senza dover avere la persona che corresse continuamente su tutti i piani per poter spostare e indirizzare il filo sulle matasse. Da qui l'interesse del lavoro fatto a Bevagna di ricostruire queste macchine nella loro forma più antica, in modo da mostrare e far vedere quello che c'è stato.
pensò che per te l'amore del pazzo non mi sai che por vivere.